Ciao a tutti dal vostro Marco Follese. Vittoria del Genoa per 3-0 sulla Spal nella 26esima giornata del campionato di Serie B. Gol nella ripresa di Dragusin, Gudmundsson e Salcedo. Con questa vittoria il Genoa mantiene il secondo posto con 3 punti in più del Bari e 4 sulla Regina. Diciamo, il Genoa ha strameritato di vincere. La Spal è venuta a Genova facendo un catenaccio anni 70. Una delle squadre più brutte che ho visto a Marassi. Si è coperta subito, il Genoa nel primo tempo ha faticato a fare azioni perché erano tutti chiusi, ne ha avuto qualcuno con un colpo di testa di Puskas, poi lo stesso Puskas un tiro da dentro all'aria mandato alle stelle. Canovaccio della partita non cambiava nemmeno nel secondo tempo, con il Genoa che continuava ad attaccare. Solo che la Spal, barricata dietro, non faceva passare. Qua Gilardino allora ha sostituito Puskas, ha fatto entrare Salcedo, ha levato Sabelli, è entrato Vogliacco, ha messo la difesa a 3 e ha affiancato Gudmundsson allo stesso Salcedo. E il Genoa ha sbloccato il risultato al 77esimo. Sul colpo di testa di Dragusin sul cross di Jagiello, e là la partita è finita, anche perché da quel momento il Genoa ha creato 5 palle gol, la spalla si è aperta e il Genoa ha creato. C'è stato poi nel recupero il 2-0 di Gudmundsson su tiro di Strootman respinto dal loro portiere. Gudmundsson ha tirato a botta sicura e ha messo dentro. Poi proprio nell'ultima azione Salcedo con un tiro a giro ha chiuso la partita. Vittoria meritata, la squadra mi è piaciuta. Purtroppo queste squadre arrivano, si chiudono tutte dietro ed è difficile fargli gol. Questa è la Serie B, poi soprattutto se incontri squadre che sono agli ultimi posti, che proprio non se la giocano, è difficile fargli gol, però ci siamo riusciti. Infatti ero fiducioso anche quando mancava un quarto d'ora, abbiamo fatto il gol. Ero fiducioso perché pensavo tra me e me, se facciamo un gol ne facciamo altri 2 o 3. Infatti è finita così. Ottima vittoria, ho visto un'ottima squadra, un centrocampo con Strootman, Badegi, Sturaro, non passavano, proprio non si passava. Poi un Gudmundsson che stellare da 9 in pagella, saltava l'uomo, creava, tirava, ha fatto il gol. Per la Serie B è tanta roba, questo ragazzo fa la strada, c'è solo 22 anni, ce lo godremo a lungo ancora a Genova. Adesso ci sarà il turno infrasettimanale, la partita delle partite, Cagliari-Genova. Il Cagliari farà di tutto per vincere, l'ho detto anche nella diretta, che a Cagliari mi sta benissimo un pareggio, perché tieni il Cagliari a meno 9, lo tieni a 9 punti e ti sei tolto il Cagliari. E sarà una partita molto dura, un ambiente molto caldo, e una delle ultime occasioni per il Cagliari per prendere la promozione diretta. Però sono fiducioso perché ho visto una squadra, bella squadra, una squadra in forma, e il Cagliari se la giocherà, si dovrà aprire per segnare. Il Genoa può fare male con le squadre che si aprono, il Genoa può fare male. Andare là concentrati, non guardare la classifica e portare punti, perché poi il campionato sarà in discesa, perché poi il Genoa avrà 2 partite in casa di fila con Cosenza e Ternana, poi va a Brescia, un Brescia che pare destinato alla C, non ne vince più una, sconfitte su sconfitte, e poi c'è lo scontro diretto con la Regina. Con questo vi saluto, vi aspetto alla prossima, un ciao dal vostro Marco.